Il presidente della sezione istruttoria, dottor Raffaello Sepe, esce dalla sua casa in via Crescenzio per recarsi al Palazzo di Giustizia. Da circa 7 mesi il lavoro di questo magistrato occupa l'opinione pubblica. 2 mandati di cattura sono stati la prima conseguenza dell'istruttoria Sepe, contenuta in oltre 16.000 pagine. Regina Celi, carcere di Roma. Da alcuni giorni si è spostata qui l'attenzione dei cronisti. In via della Lungara, quasi di fronte all'ingresso della prigione, la confezionatrice dei pacchi per i detenuti ha già servito più volte i familiari dei protagonisti del caso Montesi. Don Cefaloni, cappellano di Regina Celi, sa cordialmente sottrarsi ai nostri interrogativi. A Palazzo di Giustizia si è dovuto presentare, su mandato di comparizione, Saverio Polito. Nel settembre 53 aveva lasciato per limiti di età la carica di questore di Roma assunta dal dottor Musco. Fotografi e giornalisti lo aspettano adesso sotto la sua abitazione in Viale Parioli. Appare accompagnato dal figlio che porta una grossa borsa di cuoio. Sono le 9:25. Sepe lo aspetta per le 10. Non avrei mai rovinato così 54 anni di carriera, ha spesso ripetuto Polito. La giustizia fa il suo corso, affidata alla magistratura che si prodiga per venire a capo di questa intricata vicenda.